5 perché comunque è un pranzo sostitutivo, solo per mi ha fatto un cazzo perché dei 5. Perché me lo sono mangiato il vino in bocca. Benvenuti a questi Resi Supermercati, supermercati che è? Passione. Anche faccione, ragazzi, se vedete. Andate a vedere le puntate vecchie per vedere come mi sgonfio e mi rigonfio. Vi ricordiamo di seguirci e mettere like. No, vabbè, devono fare quella cosa lì che si iscrivono e poi si scampanellano quando mettiamo il video. Sì. Che è giovedì sera. Siamo andati oggi da Aldi a Moncalieri. Cosa abbiamo comprato? Li abbiamo visti, non li compravamo da tanto per uno shock, ma questi ci hanno... Tre mezzini pollo e curry a 1,79, ragazzi. Eh già. Un'insalatina per stare leggeri, la prova costume inizia a farsi sentire lì che ci alita sul collo, ma qui non c'è cipolla, un'insalata con cipolla, con farro ed edamame, fagioli. Insomma, queste cose fit, dai. Non dobbiamo dimenticare il palato, i dolci, quello che ci piace, delle paste di mandorla, 2,99. Siamo curiosi, sapranno solo di zucchero o ci sarà anche mandorla? Si chiamano Madeleine in Francia, sappiamo che gli spagnoli sono soliti contestualizzare i nomi a proprio gusto, no? Ricordiamo Squid Game che diventò il gioco del calamar. Abbiamo delle fantastiche Magdalenas. I never been... Maria Magdalena, la canzone. Ma bene, che c'è Maria Magdalena. Ah, ecco, Maria Magdalena. Vedi che sai che fanno cover di tutto. Ah, 1,99. Una bibita tipo limonata, flirt, limo verde, 0,59. Limo, sarà del Nilo, cose del genere. Vedremo. Sì, vedremo. Partiamo con i tramezzini, pollo e curry. Anche qui stiamo morendo di fame. Sono freschi, ma perché sono di frigo, sono solo di curry. Curry on. Troppo curry, ragazzi. Cioè, ha coperto tutto. Vabbè che c'era scritto, vabbè, ma un po' di curry copre tutto in ogni caso. Vabbè, se gli piace il curry, ragazzi, però sono di curry. Però sì, infatti. Sono freschi. Sono di fresco, esatto. Voto? 7,5. 7,5, sì. Buono. Anche perché non costano da morire rispetto agli altri tramezzini. Io do 8, perché effettivamente sono unici. Sa tanto di curry. Veniamo ora alla roba fit. Onestamente no, sa di piselli crudi e vecchi. Sì, sa solo di piselli crudi. Voto? 4,5. 5. Veniamo ora alla Magdalenas. Che dici? Buone e morbide, perché non mi sembrano non più uno rispetto alle Madeleine. Però sono ricoperte di zucchero e non capisco perché. Perché se non ci fosse lo zucchero sarebbero più buone, secondo ma me. Ma non c'è tantissimo di zucchero, ce n'è, ma non c'è tantissimo. Beh, però sono buone. Sono buone, però senza lo zucchero sarebbe stato ancora meglio. Voto? 7. 8. Costano poco, sono buone. Veniamo ora alle paste di mandorla. Che dici? Buonissime, la mandorla ti resta incollata dappertutto. Pazzesco. È buonissima. Pazzesco, sapore di mandorla. Non è che costino poco, però ragazzi, sono buonissime. Non costano poco appunto perché sono buone, secondo me, perché le mandorle costano. Sono proprio buone, ragazzi. Buone, buone. Proprio buoni. E non sa neanche troppo di chimico. No, no, assolutamente. Voto? 9. 8,5, proprio buone, ragazzi. Mamma mia che... Io quelle le offrirei a cena. Sì, sì. Le butterei dentro un caffè. Buone. Veniamo ora alla bibita lime. Fico d'India. Ma fico d'India dove? Ma c'è scritto. Ma anch'io posso scrivere solo magro. Ciascuno scrive. No, il fico d'India non si sente bene, ma neanche con un occhio chiuso. Fico d'India. Ma fico d'India. Sembra tipo gusto fragola, un po' così. Fico d'India nel senso dell'accezione con cui fai una battuta. Cosa vuoi? Un fico d'India per cena? Cioè, non c'è un fico d'India, c'è un modo di dire negativo fico d'India in questo contesto. Ma che schifo. Però è vegan, c'è scritto. Ma sembra un Big Bubble. Non vuol dire che è vegan, è ovvio. Sembra un Big Bubble col rossetto rosa. Assurdo. Voto? 4,5. 3. Vabbè, così. Capito, ma porca miseria. Vabbè, no, è vero, ha ragione. Per gli amanti del genere. Se uno ha 13-14 anni. Prodotto preferito di oggi? Le cose alla mandorla. Le paste di mandorla? Sì. Vabbè, è quello. Non mi veniva il termine. Eccezionali, ragazzi, eccezionali. Veramente. Cioè, veramente. Ma veramente uno sganassone di Sicilia. Veramente. Sì. Proprio buono. Dopo quest'ultimo sganassone da supermercati che... Passione. È tutto, prossima puntata. Ciao, ciao. Ciao.